Buongiorno a tutti. Ho il semplice compito adesso di presentare il nostro presidente che ci darà il suo talk sulla sicurezza per quanto riguarda Odoo. E è un compito facile perché tutti conosciamo il presidente, le sue capacità e l'essere Andrea Cometa. Vai con il video. La digitalizzazione dei processi aziendali gioca sempre più un ruolo fondamentale per la competitività. È un fattore critico di successo talmente importante da poter ribaltare consolidati rapporti di forza tra aziende concorrenti. La digitalizzazione impone però una seria riflessione sulla validità della infrastruttura informativa, per non vanificare buona parte degli investimenti ad essa riservati. Cogliere appieno tutte le opportunità che Industria 4.0 oggi ci offre, vivendo da protagonisti questa nuova rivoluzione industriale, significa anche esporre inevitabilmente le proprie risorse aziendali all'esterno. Ma per essere al passo con i tempi bisogna correre e si può scegliere o di essere leader dell'innovazione oppure cauti inseguitori. Ad ogni buon conto bisogna tenere il tempo e rimanere lucidi e consapevoli in merito alla crescente complessità. A questo punto mi sorge dal cuore una raccomandazione. Andare veloci non deve mai andare a discapito della sicurezza aziendale. E ne consegue anche una domanda. Quante aziende oggi sono realmente protette dalle minacce della rete? Mi presento, sono Andrea Cometa, Cyber Security Manager e Presidente dell'Associazione Odoo Italia. Vi do il benvenuto a questo talk che fa parte della conferenza annuale Odoo Days Italia 2020, durante il quale parlerò di sicurezza informatica relativamente alla nostra piattaforma Odoo. Illustrerò in maniera sintetica una panoramica di, insomma, consigli, buone pratiche, utili al fine di rendere più sicura la nostra esperienza su Odoo. Al termine del talk ci sarà ovviamente lo spazio per le domande e risposte, ma vi saluterò con una slide riepilogativa dove ci saranno una serie di link con del materiale utile per eventuali approfondimenti che vorrete fare in seguito a questa breve presentazione. Ma andiamo a vedere nel merito gli argomenti di cui parleremo oggi. Bene, iniziamo a vedere l'ambiente, punto numero uno di questo talk. Il materiale che abbiamo sullo schermo in questo momento è la pagina di installazione di Odoo, quella ufficiale di Odoo SA, dove vengono illustrate diverse modalità di installazione. Quello che noi preferiamo utilizzare è l'installazione per sorgenti, quindi andiamo a prelevare ogni volta l'ultima revisione disponibile dei sorgenti di Odoo da GitHub. Utilizziamo come sistema operativo per tutti i nostri clienti Linux, nello specifico la distribuzione che utilizziamo è Debian. Per ovvie ragioni di sicurezza e anche di flessibilità da un punto di vista sistemistico. Il comando per scaricare i sorgenti di Odoo è semplice, questo qui, il git clone da GitHub nel repository indicato. La pagina che stiamo vedendo in questo momento è della versione 12, ma sostanzialmente cambia poco dall'ultima release di qualche giorno fa, la versione 14. Ok, andiamo a vedere adesso in questo terminale, quello che abbiamo è la versione 14 appena scaricata, quindi sostanzialmente ci darà una serie di file all'interno del quale c'è un eseguibile che lancia il servizio di Odoo e lo mette in ascolto sulla porta 8069. Ecco qua.
Da qui partiamo per entrare nel merito della nostra presentazione. Uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda l'esecuzione di Yodo è ovviamente il Python. In questo caso, sulla mia Linux box ho in esecuzione il Python 3.7. Diciamo che per essere rapidi sulla parte di installazione è possibile eseguire Yodo utilizzando delle VirtualBox, cioè utilizzando il comando virtualenv possiamo crearci una, diciamo, piccola, un piccolo contenitore dove cristallizziamo gli eseguibili e le librerie in maniera tale che l'esecuzione sia conforme ai requisiti presenti all'interno di ogni repository che scarichiamo ed aggiungiamo alla nostra istanza di Yodo. Nel caso specifico, io sto utilizzando 3.7, come già detto, possiamo utilizzare diverse versioni di Python. Ad esempio, per eseguire una versione precedente, magari necessita il Python 2.7, possiamo utilizzare il comando virtualenv -p e ci diamo la versione di Python specifica. In questo caso posso metterci la 2.7 e creerò, creando il percorso precedente, sbx sandbox 27. Il virtualenv creerà nella mia sottocartella sb27 il contesto, diciamo, ideale per eseguire Yodo. Ecco qua. Adesso disattiviamo quella corrente sbox 3 per attivare la sandbox. Diamo il comando source bin activate. Perfetto. Ecco qua, sto eseguendo il Python 2.7. Ora, da un punto di vista della sicurezza, questo ci consente di diciamo cristallizzare anche le librerie ad una determinata revisione in maniera tale da essere certi di fare un setup che non abbia, oltre a vulnerabilità note, anche dei bug legati alle librerie. Uno dei consigli che si dà generalmente quando si fa il setup di Yodo utilizzando questa modalità è quello poi di installare tutti i requirements consigliati. Esempio, andiamo a vedere qui dentro. Perfetto, nella cartella 14 ci sono tutte le librerie con le revisioni cristallizzate utili appunto a costruire la nostra istanza, la base per la nostra istanza, come abbiamo specificato in questa parte del talk. Adesso la parte legata alla configurazione. Ora, scaricando Yodo e lanciandolo, come abbiamo visto prima, il sistema altro non fa che mettersi in esecuzione con dei parametri standard. Però ovviamente, come diciamo, qualsiasi buon software ha bisogno di essere configurato opportunamente per dare il meglio o comunque per impostare determinati criteri di esecuzione. Anche con Yodo avviene la stessa cosa, per cui andiamo a vedere. Perfetto. Andiamo a vedere come crearlo un file di configurazione. Bene, per creare un file di configurazione è sufficiente lanciare il comando odoo-bin, specificando il parametro -c, adesso gli diamo un nome, odoo-days.cfg, tag, altro parametro, -s, in questo modo lui crea il file di configurazione di default, all'interno del quale vengono salvati ovviamente tutti i parametri. Il tag -s, il parametro -s, ci consente di memorizzare su file system questo file. Perfetto, possiamo stoppare Yodo. Yodo days, ecco qui, andiamo a vedere il nostro file. Bene,
Lui ha preparato tutta una serie di parametri, come dicevamo prima, preimpostandoli, e adesso sta a noi metterci le mani e iniziare a vedere un po', relativamente all'argomento di questo talk, cioè la sicurezza, quello che possiamo fare per rendere più sicura la nostra Linux box, la nostra istanza di utente, perdonate. La prima cosa che salta all'occhio è la password di superadmin. Ovviamente qui si consiglia di lasciare una password abbastanza robusta, generata magari da un software di generazione password, che non sia questa, così come sto facendo io, perché questa password consente all'utente di avere accesso alla creazione e alla distruzione dei database, per cui è fondamentale una password robusta. Ora, altri parametri. DB filter. Vediamo anche nella pagina della quale vi lascerò il link a fine talk di cosa viene indicata da Odoo stessa DB filter. DB filter, buona sostanza, ci consente di far vedere alla nostra istanza di Odoo una lista di database che segue determinati parametri. Per esempio, in questo caso ci sono alcuni esempi dove possiamo visualizzare dei database che fanno il match con la stringa My Company, oppure visualizzare tutto, oppure magari in questo caso, se la nostra istanza utilizza un unico database, quel database si chiama Odoo Days. Facendo in questo modo vedrò tutti i database che matchano la parte iniziale del loro nome con Odoo Days. Bene, questo ovviamente è fondamentale per evitare che l'applicativo acceda ad altri database o che mostri altri database che rispondono comunque al parametro DB filter qui indicato. Unitamente al DB filter è utile parlare anche del listDB. In questo modo l'istanza ci consente di visualizzare tutti i database installati sulla nostra piattaforma perché listDB è impostato a true. Lo impostiamo a false e in questo modo non avremo più la possibilità di visualizzare la lista dei database. Per cui il nostro sistema andrà in esecuzione e utilizzerà il database selezionato senza dare appunto la possibilità di visualizzare la lista degli altri database. Bene, perché è importante questo? È importante perché, oltre, diciamo, a togliere la possibilità di accedere a quelle pagine dove ci sono la lista dei database, la visualizzazione degli altri database, è fondamentale perché chi tenta un attacco, un tentativo di penetration all'interno di un'istanza, di una macchina, di un server, lo fa studiando quella che è l'istanza che ha di fronte. Per cui qualsiasi tipo di elemento in più offriamo all'eventuale attacker, costituisce chiaramente un indizio maggiore per poter costruire come dire, una sorta di scheda con cui poter veicolare meglio l'attacco a quella macchina. Per cui quante meno informazioni diamo all'esterno, meglio è, più siamo in grado di proteggere la nostra istanza. Continuando a parlare di file di configurazione, vediamo alcuni parametri all'interno del nostro file, appunto, che sono legati a Postgres, per cui la configurazione del nostro database. L'host su cui gira Postgres, perché può non essere residente sulla stessa macchina su cui è installato Odoo, per cui indichiamo l'indirizzo IP della macchina dove gira Postgres.
il nome utente che abbiamo assegnato alla nostra istanza di Odoo per poter leggere e scrivere su database Postgres e la relativa password. Ora facciamo un passaggio sul database, facciamo un passaggio su Postgres e vediamo la lista dei database che in questo caso ho sulla mia macchina. In buona sostanza l'utente Odoo12 ha visibilità solamente su questi database, ok? E questo è utile ovviamente per blindare l'accesso su Postgres, per cui nel momento in cui decidiamo di mettere in produzione la nostra istanza di Odoo e magari sullo stesso database server ci sono altri database che hanno altri scopi, ovviamente il consiglio è quello lì di creare un utente ad hoc che abbia, diciamo, la proprietà e i privilegi totali dedicati solamente alla nostra istanza Odoo, in maniera tale da proteggere appunto eventuali altri database. Per cui la prima cosa che si fa nel momento in cui abbiamo la nostra istanza Odoo, il nostro database server Postgres appena installato, è quella lì di creare un nuovo utente, e lo si fa con il comando create user. Ovviamente vi invito a visualizzare sempre le pagine di manuale dei vari comandi in maniera tale da comprendere quali sono tutte le possibilità che abbiamo per le esecuzioni. Per cui dal create user noi possiamo utilizzare sicuramente uno username, che vi consiglio anche questo di renderlo abbastanza criptico, e la relativa password che daremo in fase di digitazione. I permessi che sono diciamo consigliati per l'utilizzo di Odoo sono quelli di creazione del database. Ecco qua, create db, nessuna creazione di ruoli, non è un super utente, chiedimi la password e chiama questo nuovo utente. Perfetto. Bene. Una volta effettuata questa operazione, dobbiamo mettere all'interno del nostro file di configurazione, dobbiamo indicare chiaramente il nome utente e password oltre all'host del database server. Perfetto. User. Ok, e in questo modo noi metteremo in esecuzione la nostra istanza di Odoo con la certezza di utilizzare i database che abbiamo scelto. A questo punto, dopo aver fatto il setup, configurato Postgres e la nostra istanza di Odoo, aggiungiamo un ulteriore livello, quindi nascondiamo il nostro servizio in ascolto sulla porta 8069 dietro un proxy, che può essere Apache o Nginx. Quello che vi consiglio è di seguire la documentazione ufficiale che parla di Nginx e ci dà anche dei consigli sul come attivare dei certificati SSL nella configurazione di Nginx. La prima cosa da fare è quella di modificare il parametro all'interno del file di configurazione di Odoo, proxy mode, eccolo qua, impostandolo a true in maniera tale che la nostra istanza sa perfettamente che sta girando dietro ad un proxy. Successivamente dobbiamo installare Nginx. Ok, terminata l'installazione di Nginx, quello che dobbiamo modificare all'interno del nostro sistema è in buona sostanza il file di configurazione che consentirà di accedere alla nostra
istanza di Otoo tramite o la porta 80 lasciata così di default o porta differente, possiamo configurarlo ovviamente come vogliamo in base alle nostre necessità, ma la maggior parte delle configurazioni porta ad avere la nostra istanza dietro un dominio, così come nell'esempio che abbiamo qui su questa pagina. È sufficiente nella maggior parte dei casi copiare questa configurazione, questo file di configurazione consigliato così come lo troviamo nella pagina di documentazione di Otoo, e che riporta tra l'altro vari parametri tra cui la parte SSL con cui diciamo associamo alla nostra istanza dei certificati, delle chiavi di SSL che ci consentono di accedere al nostro Otoo in HTTPS. Ora ovviamente possiamo avere diciamo le nostre chiavi acquistate, però per diciamo scopi dimostrativi o per semplici esigenze possiamo utilizzare Let's Encrypt, che ci offre dei certificati free. Questo è il sito, ovviamente vi lascerò tutti i riferimenti al termine del talk, e configurarlo insieme alla nostra istanza, assieme al nostro servizio Nginx. Anche qui sul sito ufficiale di Nginx c'è una documentazione esaustiva su come attivare Let's Encrypt, e non c'è da far altro che seguire queste semplici istruzioni installando il pacchetto Python certboot Nginx. E attivando il certificato sul nostro dominio. Vediamo a questo punto come proteggerci dai tentativi di attacco. Diciamo, questi sono consigli ovviamente che vanno bene per qualsiasi servizio aperto all'esterno, ma vediamo poi nello specifico sulla nostra istanza Otoo come applicare questi consigli. Uno strumento fondamentale è File2Ban. File2Ban altro non è che un servizio che resta in ascolto sulla nostra macchina, che non fa altro che monitorare i file di log. File di log che poi vengono matchati con una serie di regole, di regular expression, in maniera tale da individuare eventuali tentativi di attacco. Ne ho parlato anche sul mio blog personale, del quale vi lascio un link. C'è un estratto di configurazione di File2Ban legato ad un esempio per l'SSH, e in questo caso il FireRegEx individua dal log di autenticazione gli eventuali diciamo eventuali diciture in cui il sistema di autenticazione scrive errore, fallimento e via dicendo, per cui il match che lui trova da quella stringa non fa altro che estrapolare l'indirizzo IP che sta tentando di fare accesso alla nostra macchina, e lo mette in lo banna sostanzialmente tramite il comando iptables. Ora questo è possibile applicarlo anche alla nostra macchina Otoo. Qui troviamo un esempio di regular expression dedicata alla nostra istanza. In buona sostanza, dal file di log viene individuata la riga in cui si scrive login filed. Nel momento in cui File2Ban fa il match con questa stringa, ne estrapola l'host e l'host viene messo in ban. Ovviamente possiamo poi seguire anche il log stesso di File2Ban per vedere se ci sono delle macchine che sono state messe in blocklist, oppure dare il comando iptables-l, tables, ok, io su questa macchina
ecco qua. IP table, secondo me in questo caso non ho alcun IP bloccato, altrimenti lo vedrei qui tra le varie catene di IP tables. Ora va fatta una considerazione però ai margini, diciamo, di NGINX, file to ban e via dicendo. Ovviamente, ripeto, sono dei consigli, non ho la pretesa di approfondirli in questo momento, ma è giusto, diciamo, dare degli elementi utili per poter poi approfondire successivamente. Se la nostra istanza Odoo gira su una macchina e il nostro proxy gira su un'altra macchina, ovviamente tutto questo mondo decade, perché leggere il file di log della nostra istanza potrebbe mettere in blocco semplicemente il proxy, perché di fatto tutte le richieste provengono dal proxy. Per cui, diciamo, questo è un consiglio che, così com'è, va bene su una macchina dove abbiamo sostanzialmente il servizio NGINX e il servizio Odoo in esecuzione sullo stesso indirizzo IP. All'inizio di questo talk, nella parte legata all'ambiente, ho parlato di setup esclusivamente su Linux. Uno dei motivi che mi ha sempre spinto ad utilizzare questa piattaforma anziché Windows è per via, insomma, del grado di sicurezza che nel corso degli anni mi ha trasmesso. In questo caso stiamo vedendo un post fatto qualche mese fa da me su LinkedIn relativamente ad una vulnerabilità di Odoo. Questa vulnerabilità si è, diciamo, risulta eseguibile solamente su macchina Windows, fortunatamente, diciamo, per cui tutte le istanze Linux sono comunque al riparo da questa vulnerabilità. Ciò non toglie però che argomento di questo punto del talk è il database delle vulnerabilità. Per cui bisogna sempre tenere sotto controllo i database di vulnerabilità, perché le software house sono tenute, diciamo, a comunicare eventuali vulnerabilità segnalate, e in questo caso su ExploitDB vediamo nello specifico la vulnerabilità di cui ho parlato nel mio post. E qui, in buona sostanza, l'exploit non fa altro che rendere accessibili alcuni file di sistema, esempio win.ini. Per cui, al di là, diciamo, del sistema operativo in questione, è utile comunque sempre effettuare un'operazione di monitoraggio al fine di rilevare eventuali vulnerabilità su cui intervenire rapidamente, ovviamente. Bene, per concludere questa breve panoramica sulla sicurezza digitale in Odoo, voglio ricordare insieme a voi che un sistema difensivo è forte quanto il suo punto più debole. Odoo è come una straordinaria orchestra che suona in maniera sublime se tutti i suoi componenti sono messi in sicurezza, protetti e al sicuro. La sicurezza intesa sia come molesse e intrusioni dall'esterno, come abbiamo visto ci sono varie possibilità, ma sia come comportamenti superficiali all'interno dell'organizzazione, e anche questo allo stesso peso. Per questo il nostro compito è lavorare ogni giorno per una cultura maggiore relativa alla sicurezza digitale, per far crescere quel grado di consapevolezza digitale che è necessario avere in tutte le postazioni di lavoro, in qualsiasi azienda. Questo perché poi alla fine la nostra straordinaria suite possa offrire ai nostri clienti redditività ed efficienza. Ovviamente tutto quello che abbiamo visto non deve mai trasformarsi in paura e timore, ma anzi deve essere stimolo per poter approfondire costantemente gli aspetti legati, appunto, alla sicurezza informatica. Vi saluto.
Eccoci qua, Andrea, sei stato chiarissimo, molto tecnico, molto preciso. Abbiamo alcune domande, però dobbiamo essere molto rapidi perché abbiamo già sforato di quasi 10 minuti. Luigi ci chiede dell'uso di NGINX. Sì, ho letto la domanda, direi che la risposta è sì. In realtà non ho avuto modo di testarlo perché io stavo anche facendo un po' di esperimenti con un log server che potesse essere messo in mezzo, però direi di sì. Ovviamente avrò cura di testare quella che è l'utilizzo proposto da Luigi e poi magari insomma scambiamo il risultato su uno dei nostri canali, che ovviamente il tutto serve sempre per aumentare cultura ed essere tutti, come dire, allineati con le nuove tecnologie. Perfetto, adesso con un po' di ritardo sulla nostra tabella di marcia prendiamo la pausa per andare a mangiare qualcosa. Ci vediamo tutti alle 2:30 e forza con Odoo. Non dimenticate le magliette. Bellissima. A dopo.